Il Chieti cade nello scontro diretto contro l'Atletico Fiuggi al Petruzzi di Città Sant'Angelo e resta in zona play-out. La formazione di Grandoni tiene il gioco per 70 minuti ma spreca troppo e viene punita nel finale. Chiatini in casacca rossa senza Vittiglio e Traini ma con Catalli che rientra dal primo minuto in avanti in coppia con Bruni. Tenuta nera per il Fiuggi, oggi guidato dal vice russo, con Incocciati squalificato per 4 turni. Ancora senza D'Andrea, i laziali confermano in toto la formazione che ha perso di misura contro la Recanatese. Primo tempo appannaggio degli abruzzesi che confezionano diverse palle gol. Al quinto Mazzolli prova ad innescare Bruni che non riesce ad indirizzare la sfera. Poi Milizia impegna la Gorga che si rifugia in corner. Ancora Milizia all'11esimo si incunea in area e sull'intervento di Scalon cade a terra ma il direttore di gara fa proseguire. La risposta del Fiuggi al 29esimo sta tutta in questo calcio di punizione dalla sinistra di Manfrellotti di poco alto ma Camerlengo era sulla traiettoria. Il Chieti insiste e al 33esimo spreca un'ottima occasione per passare in vantaggio. Panecasio mette ancora in mezzo per Bruni, anticipato da Moriconi, poi Fantauzzi da buona posizione spedisce fuori. La reazione del Fiuggi tarda ad arrivare e i teatini tengono in mano le operazioni. Al 41esimo Fantauzzi d'esterno serve Milizia, il colpo di testa ravvicinato sul primo palo e il miracolo di La Gorga ad alzare sulla traversa. Si va così al riposo sul parziale di uno 0-0 che sta stretto ai neroverdi, che tornati in campo dopo appena 4 giri di lancette sfiorano nuovamente il vantaggio. Fantauzzi mette in mezzo dalla destra, velo di Catalli, sponda di Bruni e Mazzolli che da fuori calcia al lato. La porta laziale sembra stregata, il Chieti produce ma non riesce a sbloccare in nessun modo la contesa. Al 21esimo punizione dalla destra di Mazzolli, Venneri in tuffo sul primo palo spedisce fuori di un soffio. Il Chieti ha speso molto e con il passare dei minuti inevitabilmente cala i ritmi e il Fiuggi viene fuori. Al 26esimo Papaserio dalla destra pennella il cross per la testa di Forgione che gira di pochissimo al lato. È il preludio del vantaggio ospite che arriva come una doccia gelata al 35esimo. Sugli sviluppi del calcio di punizione di Macri, Basilico impegna Camerlengo, la respinta corta del portiere sulla quale si avventa Scalon che ribadisce in rete. Il gol del vantaggio cambia il volto della partita. Al 42esimo notte fonda per il Chieti, Macri se ne va in contropiede, entra in area e viene messo giù da Ricci. Il direttore di gara senza esitare estrae il secondo giallo all'indirizzo del difensore che viene espulso ed assegna il calcio di rigore. Basilico dagli 11 metri angola in maniera perfetta, Camerlengo intuisce ma non ci arriva per uno 0-2 che punisce oltremodo il Chieti che incassa la terza sconfitta in 4 gare. E nel finale viene contestato dai tifosi della Curva Volpi che chiedono di più. Mister Grandoni, c'è tanta amarezza per questa sconfitta, soprattutto perché il Chieti aveva collezionato tante buone occasioni, soprattutto nel primo tempo. Sì, con i se e con i ma, come dico sempre al 90esimo, non si può assolutamente cambiare quello che è successo. L'abbiamo persa, è inutile stare qua a dire che magari non è una sconfitta meritata, che abbiamo perso per la punizione su un episodio, che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che è assolutamente in forma, magari non meritavamo di perdere, ma in questo momento questo non conta, conta soltanto quello che dice il risultato. Il risultato anche oggi ha detto che abbiamo preso 0 punti in classifica e tutto il resto purtroppo è noia. Mister, i due gol sono arrivati su due episodi, su due occasioni, due calci piazzati. Sì, scusa, però contano, valgono anche quelli, valgono. Quindi il rammarico è che fino al loro vantaggio i nostri avversari non hanno mai calciato verso la porta. Partita equilibrata, però, ripeto, il risultato alla fine ha detto questo. Su che cosa deve migliorare questo Chieti? Ma questa è una domanda a cui non c'è secondo me una risposta secca, unica, c'è assolutamente da lavorare, però io quello che posso dire assolutamente da responsabile della parte tecnica di questo gruppo è che i ragazzi quotidianamente si impegnano e si allenano, poi è innegabile che noi dipendiamo, io in questo caso dipendo dai risultati, adesso bisogna assolutamente, come dico sempre, rimboccarsi le maniche, andare avanti perché prima o poi, vista anche la prestazione di oggi, vista come è andata la sconfitta oggi, come è andato il pareggio domenica scorsa, vista la sconfitta a Giulianova, le cose dovranno, credo e spero, altrimenti girare assolutamente.
Mister Incocciati, una vittoria concretizzata nel finale contro un Chieti che ha sprecato parecchio, soprattutto nel primo tempo, una vittoria che è arrivata con due calci piazzati. Beh sì, una vittoria che un po', diciamo, rafforza un po' le nostre convinzioni, perché comunque in tutte le difficoltà che abbiamo avuto in campo la mia squadra ha reagito con disciplina, organizzazione, e quindi sapeva che prima o poi c'era la possibilità di passare, perché noi abbiamo degli elementi che ogni tanto inventano qualcosa di buono. Siamo anche strutturati a livello difensivo e quindi abbiamo trovato degli equilibri che per noi oggi sono risultati determinanti, e al cospetto di una squadra che ha fatto del tutto per passare ma non, obiettivamente non ci è riuscita, e quindi ritengo che la gara a nostro favore sia più che meritata. Passando a 4 siamo riusciti non solo ad arginare i quinti loro, ma soprattutto siamo stati capaci anche di ripartire senza nessun problema, e da lì in poi, insomma, la squadra ha preso corpo e ha preso convinzione che poteva passare, e così è stato. Sono 3 punti importanti anche in chiave classifica. Sono 3 punti che non cancellano l'amarezza del passato turno, avendo perso, a mio avviso, immeritatamente. Ancora c'è in noi un po' di rabbia, e questi punti sicuramente non servono ad affievolirla, perché siamo ancora un po' arrabbiati.